Allora, architetto Andreatta, lei ha progettato questa bellissima chiesa. Le chiedo un po' oggi qual è la sua emozione, ecco, di fronte a una chiesa finalmente piena di fedeli della comunità di Concordia, che fra l'altro ha dato anche un bellissimo riscontro, ecco, riguardo al lavoro che lei ha svolto. Difficile rispondere alle emozioni, non lo so, è una cosa che... Un progetto è un qualcosa di solitario innanzitutto, nasce sempre dalla solitudine. Nasce sempre da qualcosa che vuoi cercare di esprimere, non sempre ci riesci. Io sono felice che la comunità si ritrovi, non credo che sia una mia prerogativa, però sono felice che la gente si ritrovi in un ambiente che lo faccia proprio. Quando progetto ho sempre in mente un dialogo con me stesso, e credo che questo dialogo molte volte possa essere compreso dagli altri. Alle volte non è compreso, come capita sempre nella vita, però è poco importante. Credo che alcuni lo comprendano, e questo credo che sia l'emozione più vera poi in fondo. E poi credo che l'altra cosa che mi piace pensare è che non è solo un mio progetto, è un qualcosa che poi altri fanno, e credo che i buoni progetti trovano da una parte il denaro e dall'altro la passione per essere realizzati, e questo è credo la cosa più importante nel lavoro. Qualcosa fatta senza passione, senza crederci, credo che non porti da molte parti. Qui c'è stata una serie di coincidenze buone, favorevoli, e questo ha fatto sì che io, nonostante siano 2 mesi che sono lontano dall'Italia, la chiesa sia stata comunque realizzata, forse meglio di come potevo pensarla anch'io in alcune cose, perché molti hanno messo del loro, quindi è un fatto, diventa molto collettiva la cosa, e questo mi piace, perché è un qualcosa che non è solo un elemento personale, questo è quella emozione. E poi c'è un'altra cosa, credo, che in un ambiente che sia chiesa ma che poi sia anche un altro edificio sia importante, e io dico che è la committenza, nel senso che se c'è passione anche nella committenza, molte volte sembra che il denaro sia sufficiente a fare tutto, non ci credo, ci vuole qualcuno che abbia la passione, la testa per poter realizzare qualcosa. In questo caso credo che Don Franco sia un committente alle volte aspro, però estremamente stimolante, quindi con lui ci siamo capiti credo dal primo disegno, e quindi poi la cosa è stata molto, molto stimolante, perché ci seguivamo uno con l'altro nella ricerca. Non è facile trovare persone che riescano a portarti e a condurti in un linguaggio comune. Molte volte il linguaggio dei segni, e la Chiesa è un linguaggio di segni, molte volte, è un linguaggio difficile da far comprendere. Però credo che, spero che questo sia, oggi ci sia questo linguaggio. E la gente, anche se magari non lo riconosce direttamente, perché magari non gli è stato mai insegnato l'ABC di quel linguaggio, credo che comunque in questo lo senta, e questo è fondo la... il risultato positivo, credo, di questo percorso. Ora la Chiesa per me è finita, io passo ad altro, e questa è l'altra cosa importante, perché non mi piace innamorarmi delle cose che si fanno, è un po' come lasciarle ogni volta, per cui è meglio adesso lasciarla. Grazie.